Amici di Calcio Basso, c'è un aneddoto che devo raccontarvi prima di farvi ascoltare questa canzone, questa nuova canzone, inedita, quindi musica e testo come sempre. L'aneddoto è questo qua. Io ho iniziato quest'anno a seguire anche la Serie B in maniera specifica e qualche squadra con un po' più di simpatia. Come saprete, l'ho detto anche oggi in un'intervista, anzi poi non so quando uscirà questo video, però diciamo oggi, mentre sto registrando il video. Ma hanno fatto questa intervista a Radio Antenna Febbea, che è la radio ufficiale della regina. E lì ho raccontato che ciò comunque seguo con simpatia tutto il calcio nel meridione perché mi piace il modo che ha il tifo meridionale di approcciarsi alla vita, di approcciarsi al calcio con passionalità, con anche pazzia qualche volta, perché comunque anche noi romani, tutto sommato, siamo così. E per cui arriviamo all'aneddoto. L'aneddoto è questo: che verso autunno, non ricordo più o meno quando era il periodo, ho iniziato a taggare Francesco Forte, il bomber della Juve Stabia, perché ho trovato un parallelismo tra lui e Luis Suarez. Cioè, se metti vicino le due fotografie, a parte che uno c'ha la barba e l'altro un po' meno, però mi sembra che si assomigliano molto di viso, per cui l'ho taggato. Stranamente, perché di solito non è che rispondono sempre sti giocatori, ha risposto con un sorriso e con un cuore. E la domenica successiva ha segnato. Quindi io ho fatto, l'ho ritaggato settimana successiva e lui ha risegnato. E allora poi l'ho ritaggato e lui ha risegnato. Per cui è nato questo sorto di rapporto di taggo cuore gol, taggo cuore gol, taggo gol cuore, e si è andato avanti fino ad oggi, dove comunque sta facendo un campionato strepitoso. E allora a quel punto si inserisce la canzone. Mo, se c'è qualche tifoso del Benevento, della Regina che sta guardando, dice: ma che fai, le canzoni per tutti? No, io principalmente sono tifoso della Roma, come sapete, quindi ho scritto una marea di canzoni per la Roma, più di 70 canzoni, sia sulla squadra, sia su determinati calciatori. Su Totti ne ho fatte una decina, su De Rossi ne ho fatte due, per cui amo comunicare con la canzone. Questo è un canale un po' diverso da tutti gli altri, perché tutti gli altri parlano di calcio. Io ogni tanto, oltre a parlare di calcio, voglio anche cantarlo il calcio. E quindi individuo personaggi che mi sembra possano, cioè che attirano la mia attenzione e che possano interessare anche agli altri, e ci faccio la canzone. Per cui ho fatto una canzone per il bomber Corazza, perché sto seguendo con estrema simpatia la regina, a cui auguro un pronto ritorno in Serie B, così il prossimo anno la posso seguire anche meglio di come la sto seguendo quest'anno. Il Benevento. Stiamo viaggiando, stiamo, perché dico, poi chiaramente vedi la gente che ti scrive, che ti vuole bene, che dice sei uno di noi, e fa piacere, comunque fa piacere. Quindi stiamo portando anche Calcio Pazzo, sta portando anche il Benevento in sé. Quindi no, Andrea, Calcio Pazzo, che mi sento come uno sponsor morale del Benevento, della Regina e della Juve Stabia in questa stagione. Seguo anche con interesse il Crotone, quindi non me ne vogliono tutti gli altri, però a me il calcio meridionale piace. Detto questo, Calcio Pazzo quindi sta portando il Benevento in A, sta portando la Regina in B e vuole portare la Juve Stabia ai playoff. In che modo? Facendo una canzone per il suo bomber Francesco Forte. E per cui adesso ce l'ascoltiamo, chiaramente in playback. L'ho scritta, ragazzi, l'ho scritta 20 minuti fa. L'ho incisa di getto. Chiedo scusa che sto ancora malaticcio, c'ho il corona. E non è vero, no, perché sennò adesso si presentano poi due vestiti di bianco uguali. E per cui, che stavo a dire? Niente. E vi faccio ascoltare questa canzone. L'ho incisa 20 minuti fa, per cui non ho ancora imparato le parole, ce l'ho scritta, guarderò qui il gobbo. E se muovo male le labbra è perché, perdonate, insomma, dai, va bene? Vedi quello quanto è forte, 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 forte. Sfascerà tutte le porte, 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 porte. Vedi quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 porte.
la faccia di Suarez, pure la cattiveria, perché buttarla dentro quello è una cosa seria. Furbizia da romano in mezzo all'area, sia soluzione a terra ma pure aerea. Il suo sinistro sa far piangere i portieri, i suoi tiri improvvisi sono sempre deleteri. C'è un bomber in città, giù a Castellammare, e ora si può volare. Non vedi quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 di quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 porte. Sì, la salvezza è sempre il primo pensiero, ma i playoff stanno lì a portata, è tutto vero. E l'assist arriva via mare col canotto, ed il portiere avversario che se caga sotto. Più te daggo su Instagram e più tu segni, e di lasciarmi i cuori sotto al tag mai disdegni. Il 32 sulla maglia come Bobo Vieri, tanti auguri sinceri. Non vedi quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 porte. Non vedi quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 porte. Vedi quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 porte. Vedi quello quanto è forte, 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 forte. E sfascerà tutte le porte, 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 porte. Canteremo fino alla morte, segna sempre Francesco Forte. Canteremo fino alla morte, segna sempre Francesco Forte. Molto bene, bentornati, spero che vi sia piaciuta. Sono canzoni che vengono così di getto, senza perdere troppo tempo nemmeno sull'arrangiamento, è soltanto un piano, una batteria e si va. E chiaramente, chiaramente, ovviamente io punto tutto su di voi, lo farò anch'io, ma più lo fate anche voi e meglio è. Tagghiamo tutti il bomber Francesco Forte, in modo che così ci fa tanti cuori a tutti quanti che gli portano bene. Perché il cuore porta bene, il cuore a calcio pazzo porta bene, e lui continuerà a segnare fino al raggiungimento dei playoff. Me lo sento, ok? Io vi do un abbraccio, tifosi della Juve Stabia, ma tifosi in generale di calcio, non odiatevi, non fatevi la guerra, piatevi per culo, quella è importante, piasse per culo è fondamentale, ma sempre nel rispetto, perché siamo tutti tifosi, se vince e se perde tutti, la ruota gira, per cui oggi vinco io, domani vinci tu, oggi perdo, per cui prendiamoci per il culo, ma senza cattiveria, perché la ruota gira e il cetriolo prima o poi finisce sempre all'ortolano. Un saluto e sempre caccio paccio. E allora, solite raccomandazioni prima di chiudere il video. Intanto, vabbè ragazzi, allora, tifosi della Regina mi hanno invitato giù a mangiare nel caso di promozione, e voglio dire, penso che sarà così. I tifosi del Benevento, anche lì penso che sarà così, mi hanno invitato a mangiare. E voi della Juve Stabia mi invitate a mangiare? Inviterete calcio pazzo, che posso solo io, inviterete calcio pazzo a mangiare? Perché questa è una cosa che io non faccio per soldi, non faccio le canzoni per venderle, non ve vendo i cd, le canzoni stanno qua, chi vuole se le scarica con un tour di YouTube, non è un problema. Ma lo faccio per venire a mangiare fuori casa, per me... Io lo chiamo, l'ho sempre chiamato, il pareggio in trasferta, perché è una cosa che è nata già dai tempi quando ero piccolo, no? Tu andavi al mare, conoscevi una bella ragazza, ti innamoravi, ma questa non te la dava, comunque c'era un innamoramento, ma una cosa molto blanda così, no? E allora che cosa facevi? Conoscevi la famiglia e tutto quanto, puntavi al pareggio fuori casa, cioè puntavi comunque a farti invitare a mangiare, sono a Magnabari, a Lecce, un giro per tutta Italia, sono andato a mangiare, quindi pareggio fuori casa, nel senso non vittoria, ma è una vittoria, ma è un bel pareggetto, comunque, va bene? Quindi, allora, tifosi della Juve Stabia, io aspetto anche il vostro invito in caso di playoff, ovviamente, perché questa è una canzone per i playoff, se poi non sarà così, potete anche non invitarmi, oppure potete invitarmi uguale, come vi pare. E vi invito a iscrivervi, chiaramente, al canale,
canale di Calcio Pazzo, attivare la campanella, perché ragazzi, la campanella al giorno d'oggi è fondamentale, altrimenti non partono i feed, che tanto partono lo stesso, però quantomeno c'è un po' più di possibilità che partano. Poi, siccome i feed non partono, io ho fatto anche un canale Telegram che si chiama Calcio Pazzo Feed. Iscrivendovi lì sono io che farò parte i feed, sono io che posto il video e vi arriva la comunicazione. Poi c'è anche un canale Telegram che si chiama, fammi la schiena, Amici di Calcio Pazzo, dove parleremo di calcio ovviamente con tutti quanti gli iscritti. E poi che altro? Vabbè, poi chiaramente c'è la pagina Instagram che si chiama andrea.calciopazzo. Io vi ringrazio, condividete la canzone, fatela girare, cantatela in curva, fate come vi pare, ciao.